Donatello ed Enza danno il benvenuto a Roberto Giordano dal Palafiori di Sanremo per Booksprint Edizioni. Roberto, benvenuto. Grazie. Come andiamo? Tutto bene? Tutto a posto, tutto bene, grazie. Allora, abbiamo Roberto Giordano, uno scrittore che possiamo dire ha lanciato anche un po' un genere che ti appartiene tantissimo, quello del romanzo pulp horror apocalittico. Noi in questa sede presenteremo quindi In attesa dell'alba e l'alba. Prima però vogliamo sapere come nasce questa passione, proprio la tua passione di scrittore. E quando poi si è proprio resa esplicita. Ok, diciamo che l'espressione della scrittura fondamentalmente potrebbe essere rilevata solo nell'anima di una persona. Utilizziamo, adottiamo questo termine solo per dire che non c'è una motivazione specifica che conduce una persona allo scrivere. È vero invece il contrario, una persona che è nata per scrivere probabilmente dovrebbe chiedersi perché non farlo. E dunque io partirei da questo assunto. Hai sentito una vocazione? Sì, da quando ero A che età? piccolino, che avevo 7 anni, mi sono cimentato, ho provato a scrivere qualche racconto con le prime parole che erano state insegnate alle elementari. Magari all'inizio erano facciate, minime, o probabilmente si trattava di racconti stile Bambi, però un pochino più sanguinosi, ecco, come racconti. Ce le hai ancora raccolte da Sì, qualche parte? appartengono a cimeli personali di cui non Ogni potrebbe tanto essere le vai a parlato. ritoccare? Sinceramente no, sinceramente preferisco non andare a toccarli perché mi piace essere vivo nell'evoluzione che mi ha portato poi a cambiare idea su determinati temi. Ecco, i tuoi romanzi hanno riscosso un successo straordinario, soprattutto sul web, quindi con i download, addirittura 13.000 download, un successo che te l'aspettavi. No, se devo essere sincero, completamente non me l'aspettavo, perché diciamo che ad oggi lo scrivere rappresenta sempre un'incognita. Anche la trasmissione di un'idea rappresenta un'incognita, un po' come lanciare un razzo nello spazio. Quando lanci questo razzo, sai per quale missione questo razzo è stato costruito, ideato, costruito e mandato nello spazio, ma non hai idea in realtà dove si fisserà questo razzo. Ecco, diciamo che questo razzo che io ho ideato e costruito è giunto in Molto un'area che non mi lontano, aspettavo. che non ti Esatto. aspettavi. Abbiamo le copertine del libro inquadrate. Io penso che vadano spiegate, o meglio Molto interpretate. particolari, sì. Ok, allora potremmo partire con In attesa dell'alba. In attesa dell'alba, che per l'appunto è il primo È libro il di questa primo, saga, esatto. è l'opera che più di tutti è riuscita ad andare oltre le aspettative generali. Abbiamo molto semplicemente un posacenere con una sigaretta a metà. Abbiamo dei bossoli, un'arma sullo sfondo, le sigarette pronte. Ecco, diciamo che questa copertina può rappresentare l'angoscia. La prima idea che dovrebbe avere il lettore è l'angoscia, è tutte le problematiche che possono emergere al buio, fumando una sigaretta, tenendo una pistola in mano. Percepisco molta solitudine in questa foto. Sì, perché questa foto rappresenta il protagonista, che più che altro si sente solo con se stesso, pur appartenendo a un gruppo, pur cercando di salvare il suo gruppo, però si sente solo perché certamente ha paura di quello che verrà dopo. Si trova in un mondo, si trova proiettato in un mondo che non gli appartiene più e dunque la solitudine inevitabilmente trapela. Ma di cosa racconta esattamente In attesa dell'alba? In attesa dell'alba parla, ecco, è sul filone apocalittico. Apocalittico, pulp, horror. Si parte da una prospettiva generale di ecatombe, voluta, creata in laboratorio. E questa ecatombe però conduce poi la razza umana a una scrematura effettiva, con un'infezione che è dilagante e che conduce le persone o alla morte o a un'infezione particolare che porta gli uomini a uccidere con una sorta di rabbia interiore o alla creazione della creatura canonica quale lo zombie di Romero, per intendersi.
oppure ci può essere la possibilità di una immunità naturale di coloro che contraggono. È un po' anche un'attenzione a quella che è l'analisi sociale, proprio fare un'analisi sociale. Ecco, allora, grazie per la domanda, ci tenevo particolarmente perché effettivamente quest'opera ideologicamente nasce con un preciso intento. Vorrei far comprendere alle persone, anche con una sorta, un pizzico di presunzione, non me ne tiro fuori dalla presunzione, ti ringrazio, che tutti noi siamo, viviamo costantemente in una sorta di harem, che ci siamo costruiti con le nostre idee, le nostre ideologie, ciò che noi abbiamo sempre pensato, ciò che noi abbiamo sempre creduto, potrebbe essere spazzato via, come recita per l'appunto la quarta di copertina del primo libro, anche solo in una mattina. Le persone che fino a ieri potevano sentirsi particolarmente dedite ad aiutare gli altri, ad essere particolarmente capaci di costruire qualcosa di buono, potrebbero trovarsi in una situazione di questo tipo a scoprire un mostro dentro di sé e potrebbero cambiare completamente l'assetto della propria esistenza in virtù comunque dell'egoismo, mentre per contro persone marginate, prive di valori socialmente accettati, probabilmente con un'ecatombe di questo tipo potrebbero far venire fuori quello che c'è in loro. Ecco, si tratta semplicemente di togliere finalmente la maschera della società che ci costringe etichetta. Ad adottare schemi convenzionali, ma non convenzionali a noi. Convenzionali ma non veri. Ideologie univoche. Sì, assolutamente sì. Ritorniamo all'altra copertina del libro che abbiamo, non abbiamo interpretato, l'alba. Abbiamo l'alba. Una fotografia di una donna, sì. Una ragazza. Ecco, giustamente si può definire l'opera pulp, si può definire l'opera horror. È il proseguio di In attesa dell'alba. È il proseguio di In attesa dell'alba, per l'appunto si giunge all'alba. In realtà tutta l'opera di per sé ha un filo invisibile, un filo conduttore che deve essere letto oltre le righe. E se si legge oltre le righe si comprende che ci sono anche entità misteriose all'interno della saga stessa che si scoprono con il tempo. I personaggi non sono mai gli stessi, i personaggi cambiano in continuazione pur mantenendo il gruppo originario. In quanto tempo hai scritto prima In attesa dell'alba e poi l'alba? Allora, In attesa dell'alba è stato il frutto di un percorso passionale che veniva ripreso in più frangenti della mia esistenza, quindi ci ho messo ben 5 anni. Il primo libro. Il solo 5 anni fa o 5 anni di tanti anni fa? Esatto. No, 5 anni fa. Ah, okay. Ecco, diciamo la 2012 è stato immediata. Pubblicato, quindi okay. 2008, 2012, 2007, 2008, 2012, comunque poi alla fine c'è scritto proprio quando ho iniziato e quando finisco. Benissimo. Perché devi sapere che stiamo già invece scrivendo ancora esatto, l'altro, il terzo. Però l'alba ci ho messo 11 mesi. 11 mesi. Per scrivere l'alba ci ho messo 11 mesi. Perché e quindi il terzo? Riscoprendo la passione. ce l'ho fatta a scrivere, cioè ce l'ho fatta, ecco, non è che posso dire ce l'ho fatta, sono venute da sole le pagine, sono venute da sole perché un bel po' di pagine. Sento ancora, sì, sono 652 il primo e più o meno le stesse il secondo. Ecco, mano destra o sinistra? Come? Mano destra o sinistra? Guarda, computer, tastiera, ma sai qual è la cosa bella? I primi libri che scrivevo, li scrivevo con la mano destra su fogli A4, dimensione A4, e scrivevo con la penna e poi li ricopiavo a computer. Quindi tu hai fatto la battuta, ma in realtà sono ancora uno di quelli romantici che pensa che la scrittura, essendo passionale, essendo energica, essendo un'espressione dell'anima, debba essere tradotta in qualsiasi momento della giornata. Quindi io giravo sempre col mio qua blocco e scrivevo a penna. Sì. Poi tornavo a casa e ricopiavo. Ecco, proprio su questa cosa qui, se noi tornassimo un po' indietro, andiamo a ricercare qualche momento durante la tua scrittura, durante la stesura di questo romanzo, cos'è che ti ricordi esattamente? Le emozioni che mi hanno tramortito con la parola più amata e più odiata in ogni nel vocabolario di ogni scrittore, la parola fine. Il comprendere che hai finito la tua opera, il comprendere che sei costretto o a iniziarne un'altra, oppure
a gettare la spugna e dire basta con la passione, perché alla fine mi mangia dentro. Io vedo che la passione può diventare anche una sorta di dannazione in questo caso. Hai perfettamente ragione e rievochi appieno il mio discorso, il discorso che faccio. C'è il senso del, ma più che dovere, c'è il senso di fare, perché è il motivo perché si è qui oggi. Più volte, nel corso delle mie narrazioni, scrivo nella premessa che lo scrivere in realtà rappresenta un bisogno, una droga e quindi una dannazione. Ecco, io so che ci tieni tanto anche ad andare a dare un'anticipazione di quello che sarà il terzo. Sì, noi abbiamo In attesa dell'alba, che ci proietta completamente in una realtà alternativa, in una dimensione apocalittica. Abbiamo l'alba, che rappresenta l'assestamento totale degli assetti comunque che hanno condotto i protagonisti a salvarsi, e quindi anche la creazione di nuove società. E infine, ora sto scrivendo il terzo, che si intitolerà Prima dell'attesa, quindi abbiamo un prequel. Andiamo a vedere come il tutto sia potuto uscire allo scoperto in così breve tempo. Effettivamente poi questo libro, questa saga, anzi in realtà, va avanti nel tempo, ma Prima dell'attesa è ambientato proprio nel 2014. Ecco, con Roberto ci sarebbe tanto da dire, sì. Il tempo scorre velocemente, naturalmente. Terminiamo con un'ultima bella domanda, Enza. Un'ultima bella domanda ci vuole. La facciamo io o la fai te? Vabbè, un'ultima per te e un'ultima per me, vai prima tu. Va bene. Sì, non litighiamo. Va benissimo. No, non litigate, no, favore. È impossibile. Nell'arte è impossibile litigare. Per te. Sì. Il tuo libro cosa deve dare a chi lo legge? Ok, adesso dopo il sospiro posso rispondere. Io non sono qui a dare niente a nessuno, io sono qui a offrire un'idea alternativa. Io vengo a proporre qualcosa che è frutto sia di un'esperienza personale che mi ha portato nel corso dei miei anni a valutare l'esistenza, a valutare l'anima umana, a valutare la società in un modo completamente diverso. Certo. Dunque, chi vuole cogliere nel mio messaggio finale che attenzione, vivete intensamente ogni singolo giorno, perché ogni singolo giorno potrebbe essere non solo l'ultimo, ma il primo di una nuova dimensione. Esatto. Allora, siate voi stessi, comunque, costantemente, e privi di forzature dovute dalla società, perché voi quando andate a dormire la sera vi chiudete nelle vostre quattro mura e vi tirate il copriletto, siete voi con i vostri sogni. Attenzione bene che i vostri sogni non si trasformino in incubi. Ecco, questo cosa rappresenta invece il libro per te? Il libro per me rappresenta un'esperienza personale e soprattutto una traduzione del sottoscritto che potrebbe essere identificato nel protagonista del primo libro. Ecco chi è Davide. Va bene, diciamolo, è vero, potrebbe esserlo. Ecco, ho provato a giocare con me stesso, a giocare con i miei incubi ad occhi aperti e vedere che cosa potrebbe uscire di buono o di sbagliato, di malvagio in Roberto Giordano in un apocalisse di questo tipo. E non hai paura di farlo? Assolutamente no, perché tanto siamo foglie che cadono dall'albero, dobbiamo soltanto decidere se cadiamo verdi, cadiamo marrone, già secchi. Okay, come le foglie d'autunno. In attesa dell'alba. L'alba, il terzo è? Prima dell'attesa, l'ordine del serpente. Noi ringraziamo Roberto Giordano per essere stato con noi. Grazie. Alla prossima, grazie. Grazie, Enza. Grazie.